gunshots, but they getting low, 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 getting low, low, low. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gemma Gamer. Oggi siamo qui in un nuovo video su Call of Duty Black Ops 3. Allora, quest'oggi non andremo a fare una partita in live, ragazzi, ma andremo a commentare, quindi a fare un commentary di un replay di una partita, dato che non stavo registrando. E perché? Perché in quella partita, ragazzi, ho fatto il mio primo fottutissimo nuclear e sono felicissimo, sono alle stelle, perché non era un obiettivo che mi ero preposto fin dall'inizio di Call of Duty, perché volevo realizzarmi in qualcosa e finalmente ci sono riuscito. Dopo tanto tanto tempo, dopo 5 mesi sono riuscito a farlo, anche perché io non sono bravo a giocare, come ben sapete. No, sì, so giocare adesso così, ma non mi so gestire gli spawn, non so fare granché. Però questa partita ci sono riuscito. Vorrei fare un ringraziamento a Lori e a Gabbatop, che sono stati con me, erano con me in lobby praticamente, che mi hanno supportato con l'aiuto, più che con i fatti, con le parole, perché ero andato in agitazione quando ero arrivato a 15, non avevo niente, non avevo né hater, perché non avevo giocavo con le stick d'assalto, poi praticamente giocavo con UAV, Wright e Raps, che l'ho anche chiamato durante la partita così a random, perché non volevo andare in serie. Comunque, bando alle ciance e ciance alle bande, vi faccio vedere subito, oltre alle foto che vi farò scorrere per farvi vedere tutto. Perché vi faccio vedere le foto? Perché la partita dal cinema mi è stata salvata solo 8 minuti e 48, invece la partita durava 10. Praticamente finisce quando io arrivo a brutale. L'ultima kill è brutale, ma poi si finisce praticamente la partita. Non so perché, ho provato in tutti i modi a recuperarla, ma non riesco. Allora, vedete, un nucleare, finalmente un nucleare, anche un arrestabile, che ho fatto anche una kill dopo. E sono felicissimo, ragazzi, sono felicissimo. Dopo 10 stancabili e un brutale, che avevo anche fatto un brutale, sono riuscito a fare finalmente il nuclear. Allora, e l'ho fatto con il Seraph, quindi anche molto difficile da fare con, come specialista, perché l'unica cosa che potevo utilizzare era concentrazione. Allora, adesso andiamo nel cinema, così vi spiego un po' la partita. Quindi ci becchiamo direttamente lì. Ragazzi, eccoci qui nel mio cinema. Andiamo a vedere. Dov'è? Stavo giocando dominio su Spire. Ho fatto 42-2. Praticamente sono morto due volte all'inizio. Ero 0-2. Poi non sono più morto fino alla fine. Fino al 42, raga. Fino al 42. Il nuclear. Il nuclear. Ho fatto 42 perché ho chiamato Wright e Raps per divertimento, perché non volevo andare in serie. Ah, adesso partiamo subito con questa partitella e via. Eccoci qui, ragazzi, vedete, siamo nella modalità cinema con la mia visuale Gemma Gamer, la registrazione, autoplay. Ok, ci siamo, sta per partire, cominciare. Allora, vedete, all'inizio, mando avanti perché sennò diventa troppo monotono. All'inizio sono morto due volte. Allora, nel frattempo che va avanti il gameplay, vi dico la classe. Allora, vi metterò anche la classe qui in sovrimpressione da qualche parte, la foto. Allora, stavo giocando con i Manowar, con Varix, calcio regolabile e fuoco rapido. Poi, come specialità, avevo sesto senso, prestigiatore e sciacallo. Allora, perché stavo giocando con quest'arma? Allora, innanzitutto state vedendo anche che c'era la mimetica nuova che ho fatto anche per quest'arma, che è abbinata ad ardente, raga, è bellissima, è fenomenale. Allora, stavo giocando con Manowar perché? Perché Spire è una mappa molto larga, diciamo, quindi da uno spawn all'altro si può sparare facilmente. Poi volevo provare questa combo perché hanno depotenziato il Varix dopo l'ultima patch e volevo vederne se veramente era così. Però, raga, devo dirvi, aggiungendo nel calcio torna tutto come prima. Poi calcio regolabile per avere un movimento più rapido, dato che ovviamente è un fucile d'assalto e non si muove come una mitraglietta. E poi fuoco rapido per aumentare la cadenza, perché è leggermente bassa. Allora, adesso andiamo, continuiamo a parlare di questo gameplay. Allora, stavo utilizzando come streak, vi stavo dicendo, UAV, Wright e Raps, perché non volevo andare in serie. Io sono partito in questo gameplay per non andare in serie. Ovviamente mi scuso se non sono bravo a fare il commentary, perché raga, non l'ho mai fatto. Solo una volta lo feci all'inizio del canale, poi non l'ho più fatto, quindi perdonatemi. Qui intanto eravamo sullo spawn in A e mi stavo un po' gestendo la zona, perché così mi andava di fare. Poi vedete, io ho sempre il mio solito vizio, vedo qualcuno, vedete, mi butto addosso. E infatti noterete verso la fine del primo round che stavo per buttarmi sulla bandiera, poi ho deciso di fermarmi solo perché ero in serie. Intanto vi faccio vedere un po' la lobby, vedete, eravamo nella mia squadra, c'erano proprio i miei amici Gabbo e Lori. E anche un altro era in serie, 7-0, io 2-2. E vediamo un po' quanto manca. Eh beh, sono 8 minuti, raga, non so che dire. Allora, il modo di giocare, volevo parlare un po' del modo di giocare. È stato molto tranquillo, molto easy.
come il mio solito, quindi mi prendo, mi gestisco una zona, non come il mio solito più che altro, come sto cercando di imparare, perché devo imparare un po' a gestirmi le zone, perché io mi butto purtroppo negli spawn, mi butto nei luoghi frontali, non vado mai bene lateralmente le nemici, vado li becco sempre faccia a faccia. Allora, quindi adesso ho chiamato Nether, per fortuna, e da qui, ragazzi, è cominciato tutto. Vedete, qui era sanguinario. Io andando vi lascio scorrere anche la scoreboard sotto per mostrarvi, insomma, che tutto è live in questo momento. Io qui conquisto perché volevo chiamare proprio le serie per fare più kill possibili, non per andare in serie. Infatti poi mi è stato detto come consiglio non chiamarle più, perché altrimenti ti fottono le kill. Effettivamente lo sapevo anch'io, però ho deciso poi di non chiamarle più. Allora, qui siamo già a 51-38. L'unica cosa che mi dispiace, raga, è che l'unico nuclear che ho fatto non è stato registrato tutto, perché vedete, la clip si ferma a 8 minuti e 48, però effettivamente il match è durato 10 minuti. Non capisco perché, fatemi sapere qui sotto nei commenti il perché è successo questo, che io proprio non riesco a capirlo. Eppure mi registra spesso, mi è capitato anche altre volte, però pensavo che una partita del genere me l'avesse salvata. Cavolo, fa il nuclear, che fa, non me la salvi. E va bene, comunque fa niente, l'importante è essersi divertiti, è condividere con voi questa cosa, perché ragazzi, ora, a parte che non so cosa dire nel commentary, però è una gioia, perché non so se c'è qualcuno come me che è alle prime armi con Call of Duty. Io sono un player di FIFA, io facevo tornei di FIFA qui da me, non so se lo sapete, io sono pugliese. Allora io qui da me faccio i tornei solo di FIFA, e 6 mesi fa mi sono buttato su COD per provarlo, perché vedevo sui canali, dato che mi era aperto da poco il canale YouTube, vedevo che Call of Duty era molto guardato, quindi poteva darmi modo anche di crescere, cosa che mi ha aiutato anche a fare Call of Duty. E allora ho provato, ci ho messo anima e corpo in questo gioco, e arrivare a un risultato del genere dopo mesi, dopo essere arrivato a maestro prestigio, dopo essere arrivato quasi a livello 550, uno raggiunge un traguardo del genere, che so che è tardi per raggiungere, perché raga, dopo che sei arrivato a 550 livelli, fare il nucleo lo dovevi fare minimo prima. Però capitemi, voi mi seguite dai Glen Bay fin dall'inizio, ci sono persone che mi seguono fin dal primo video dove giocavo col KN, e io ho pubblicato un video dove ho fatto 7-12. 7-12 ho pubblicato una partita di deathmatch, e io l'ho pubblicata perché ero contento, perché ero secondo con 7-12. Adesso invece sono partite che finiscono 80-22, 49, 44-10, giocando anche solo con un'arma corpo a corpo. Allora, qui intanto è finito il primo round, andiamo avanti. Qui comincia il secondo, vedete, avevo le raps, il bright lo chiamo, qui stavo anche morendo. E quindi stavo dicendo, ragazzi, questo per me è stato un traguardo bellissimo, non potete capire la mia gioia. L'unica cosa, non potevo urlare perché stavo giocando di sera, appena tornato da lavoro. Sono stato invitato in partita e non potevo nemmeno festeggiare. Però oggi, il giorno dopo, quindi che sto registrando oggi, che vi dico subito il giorno che sto registrando, il 23 giugno, sono le 18.45. Non so quando voi vedete questo video, però spero al più presto, perché voglio condividerlo. Innanzitutto, e poi volevo anche ringraziarvi, dato che non so cosa dire, praticamente a breve finisce il video perché siamo a metà quasi. Volevo ringraziarvi perché siamo a 970 iscritti, 972-73, e sono felicissimo di anche questo, perché stiamo crescendo anche per quanto riguarda gli iscritti. Quindi portarvi un gameplay del genere con un nuclear, dopo, vedete qui era stancabile, dopo tanto tempo, per me è una soddisfazione. Poi volevo anche farvi una proposta. Io non ho mai portato una serie sul mio canale. Qui sono scappato per la prima volta, se no mi buttavo sulla bandiera. Volevo proporvi una serie, chiedere a voi. Volevo fare o un road to livello 1, scusatemi, o un road to livello 1000, dato che sono a livello 500, o un road to livello 600, road to livello 700, fin quando non arriviamo al 1000, dove andrò a fare delle partite su delle modalità deathmatch, uccisione confermata, altre modalità, e l'obiettivo è quello di andare in positivo, aumentare il ratio e quindi anche fare delle buone prestazioni per quanto riguarda, quindi alzare le kill, queste cose qui, ragazzi, per fare belle partite, per fare molti livelli. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate.
Il video sta volgendo al termine, vedete, manca poco, sono quasi al brutale. E ci tenevo anche a ringraziare, sono con il telefono davanti, quindi ringrazio coloro che mi hanno commentato l'ultimo video, i più attivi, che sono La Contrada, ProGamer83, Mar94, The Comics, Gapro, Yavigo, Just Enigma, Enigma99, Regaz Joe Grace, Sergio Longo YouTube, Minecraft Channel che mi segue dall'inizio, Crax, Mick, Fabio Enosaie, poi Fred Gamer, Bert, Nick94, Zemax, G-Club, Pimes, L'Afsetto, L'Afset, Raxk. Quindi chi più ne ha più ne mette, ragazzi, vi saluto tutti. Qui ci avviciniamo all'ultima kill, che poi non mi ha più salvato niente sto cinema del cavolo, perché poi uno dice che deve dire parolacce. Vedete, è bello che la partita è continuata ad andare avanti e poi si è bloccato, vedete? Stava andando. Comunque vi spiego da qui come è andata a finire. Allora, una volta che mi sono affacciato qui, sono passati praticamente qui di fronte due nemici. Ho fatto la doppia. Sono tornato indietro per prendere un po' di tempo, dato che ci avviciniamo un po' alla fine, quindi volevo temporeggiare per ammazzare gli ultimi tre che mi erano rimasti. Poi facendo su e giù il corridoio che avete appena visto, vediamo se un po' se riesco a farvelo vedere, questo corridoio qui dove sono adesso, facendo su e giù tre volte, praticamente ho fatto le ultime tre kill. Fin quando mi ha dato il nucleare, poi sono uscito allo scoperto e ho fatto un'altra kill, perché poi è finita la partita e ho tirato anche le raps e le altre cose. Qui eravamo a 36-2, il restante kill l'ho fatto fino a 40 per arrivare a 48? No, scusatemi, fino a 38-39 per arrivare al nucleare, poi fino a 42 con le raps e il bright, perché solo con le raps, perché poi è finita la partita, perché vi lascerò anche il punteggio, vedete qui la lobby? Vi lascerò anche il punteggio finale dove vi faccio vedere la Nemesi. Queste cose qui vi faccio vedere un po' tutto, metto un po' le foto così come capita. E niente, ragazzi, io penso che vi possa salutare qui. Intanto di sottofondo vedete sempre le foto come vi ho detto prima. Io sono felicissimo di questo traguardo. Davvero grazie sia per gli iscritti sia per il supporto che mi state dando, perché se io sono riuscito a fare questo nucleare, ragazzi, soprattutto grazie a voi, perché io ho intenzione di portare contenuti sempre più elevati per il mio canale. Però non avendo mai giocato a COD, Non posso fare gli stessi risultati di chi ha COD da anni. Perché ragazzi, io sono 6-7 mesi che ci sto giocando e ho solo COD e FIFA, gioco solo a questi qui. Quindi per me andare avanti e migliorare diventa sempre sempre difficile. Se il video vi è piaciuto, vi scuso se purtroppo non sono riuscito a portare tutto il nucleare, ma non stavo registrando e la partita purtroppo è presa dal cinema. Mi scuso davvero. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del nucleare e soprattutto di quelle due serie che vi ho proposto, oppure se avete altre serie da proporre oltre al TCT live e le classi che farò, le classi random. Vediamo un po' cosa mi viene in mente. Fatemi sapere tutto qui sotto nei commenti. Vi saluto tutti coloro che commentano, lasciano like, ci sono sempre, che mi supportano fin dall'inizio, ragazzi, grazie davvero, manca poco ai 1000. Saluto anche Barba, che mi sta chiedendo il video tag. Non ti preoccupare Barba, sarà fatto, te lo dico qui, te lo spoilerò in live. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, ve lo dico un'altra volta. Ci si becca al prossimo video. Ragazzi, sono felicissimo. Un saluto da Gemma Gamer, ciao.